Cerchiamo ora insieme di chiarire ed approfondire il discorso degli angoli di piallatura. Nel disegno è riportata l'anatomia di taglio di una pialla convenzionale. Come si può notare chiaramente, l'angolo di taglio, che poi sarebbe appunto l'angolo di piallatura, è sempre uguale all'angolo fisso della piastra centrale, della sua inclinazione, visto che poi la lama lavora con lo smusso sempre rivolto verso il basso. Questo significa che noi potremo affilare la lama a qualunque angolo che noi vogliamo, ma l'angolo di piallatura sarà sempre lo stesso, perché in effetti la parte del tagliente della lama che va a tagliare è rappresentata dal dorso. In questo caso è riportato un angolo fisso di 45 gradi, che poi è quello tipico di tutte le pialle convenzionali. Nelle pialle a smusso superiore il discorso cambia un pochino, in quanto l'angolo effettivo di taglio è dato dalla somma dell'angolo di seduta della pialla e l'angolo di affilatura della lama. Mentre ovviamente l'angolo di seduta è fisso, vedete in questo caso è riportato un angolo di 12 gradi, ma può essere anche leggermente superiore, quello di affilatura della lama invece dipende semplicemente da noi, visto che possiamo decidere di affilare la lama tanto a 25 quanto teoricamente anche a 50. A tal proposito è bene specificare che angoli bassi sono indicati soprattutto per le lavorazioni traversaveno o di testa, mentre angoli alti sono ideali per la lavorazione di legni particolari, come per esempio essenze molto dure, come i legni esotici, o dalla venatura particolare, per esempio si pensi all'acero marezzato. In questo caso, vedete, con un angolo di seduta di 12 gradi ed un angolo di affilatura di 40 gradi, il mio angolo effettivo di taglio sarà pari a 52 gradi. Le pialle per spianare rappresentano sicuramente il mezzo ideale per poter refilare un bordo in massello su un ripiano impiallacciato. Le pialle migliori a questo scopo sono sicuramente due. Una più grande, come per esempio una numero 5 o una numero 4, settata per una asportazione più aggressiva, ed una block plane invece settata per una asportazione, diciamo, di fino. Cominciamo con l'utilizzare la numero 5, ripeto, con una lama settata in maniera piuttosto aggressiva per un taglio consistente. Questo ci permetterà di asportare quanto più legno possibile e lasciare poi il compito finale alla block plane di finitura. Durante l'azione di piallatura fate in modo tale che la suola anteriore poggi sul bordino in massello, mentre la suola posteriore poggi sempre sul ripiano impiallacciato. Questo eviterà che la lama possa tagliare l'impiallacciatura superiore. Procedete fino a che il bordino in massello non è stato ridotto ad uno spessore consistente, fino quasi a raggiungere il livello del ripiano impiallacciato. Una volta che il bordino è stato ridotto ad uno spessore, ad un eccesso di una frazione di millimetro, possiamo utilizzare la block plane, questa volta settata per un'asportazione veramente molto sottile. Utilizzate la pialla sempre in maniera inclinata, con delle passate leggere e apprezzando con il dito l'entità dello scalino e la sua riduzione. Continuate fino a che lo scalino non sia stato integralmente asportato.